Navigare in internet è diventato ormai, per migliaia di motivi, essenziale per vivere nella società di oggi. E rimanere senza linea dentro casa da più di un mese può rappresentare per tanti un grosso problema. È quello che sta accadendo a quattro famiglie di Petriano, residenti in Via Serra, che dallo scorso gennaio stanno riscontrando questa difficoltà a causa di alcuni lavori di manutenzione sulla linea internet che il gestore sta lentamente svolgendo. Il problema è che la linea è bloccata, il telefono è isolato, e non funziona più né le chiamate, né internet, né niente di niente. Adesso ci arrangiamo con i cellulari, io ho sempre i cellulari T, ma lì dove sto io non prende neanche tanto bene, bisogna fare un po' le acrobazie. C'è una linea, c'è una centralina che insomma sono attaccate quattro utenze, ma i problemi ci sono da tutti. Mia suocera è isolata dal 10 di gennaio, infatti loro. La Telecom lo sanno perché tutte le volte che io chiamo, ah, ma qui risulta isolata il 10 gennaio, nessuno fa la riparazione. Qui ancora sono venuti a vedere, ma non hanno stabilito niente, non hanno stabilito. La riparazione è in strada, c'è un guasto lungo la via, mi hanno detto a 300 metri da qui, ma lungo la strada sarà, ma sono il coso, sono. La fibra ancora non è operativa, la stanno installando, ma prima che diventi operativa passerà qualche anno. È un cavo in rame tradizionale, una linea, una vecchia linea. Che sicuramente è stata danneggiata durante gli scavi, perché gli scavi ne hanno fatti diversi, oltre. Adesso ultimamente c'è ancora uno scavo dell'Enel, c'è in strada. Nel frattempo l'utente si è informato chiamando il 187 numero di assistenza team per rendere conto del problema che lo sta colpendo, ma anche per conoscere tempi e modalità di intervento da parte del gestore. Tempistiche che una volta comunicate all'utente però non sono state rispettate. Dice che la riparazione, il guasto è stato preso in carico, la riparazione sarà eseguita e tutte le volte dice, ma a febbraio mi dicevano che sarà riparato entro il 28 di febbraio, adesso ho chiamato ieri entro il 28 di marzo, anche per 30 giorni in 30 giorni, quanto viene lunga questa storia? Il bello è che i soldi della bolletta li vogliono uguale, però una volta che sarà riparato, che non si sa quanto sarà, fanno il rimborso solo per i giorni feriali, i giorni festivi no, ridanno i soldi. E